10:17, questa è Radio Pico, buongiorno ancora amici, benvenuti a Passepartout, fino a mezzogiorno insieme con Roberto Greganti ed Elena Sala. Ci stiamo occupando di argomenti interessanti e stiamo un po' parlando, anche se in terza persona, di noi, della radio, di noi che la facciamo, e ci interessa molto da dove ci ascoltate, anzi se vi va di continuare a scrivercelo, fatelo pure al 333 46 90 700 via sms e whatsapp. E continuiamo a parlare di radio perché c'è una mostra molto interessante di cui vogliamo parlarvi questa mattina, una mostra di radio d'epoca, da Marconi fino agli anni 60. Questa mostra che si terrà dal 7 febbraio fino al 31 marzo ad Asolo, siamo in provincia di Treviso, e con noi questa mattina c'è proprio il presidente dell'associazione Il Pardo che ha organizzato la mostra, Ernesto Vian. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, una bella mostra per scoprire il fascino delle vecchie radio, ma ci può raccontare qualche cosa di più? Che cosa troveremo? Beh, noi praticamente abbiamo raccolto tramite 4 collezionisti territoriali circa 150 modelli di radio d'epoca. Partiamo praticamente dalle prime evoluzioni che Marconi ha inventato fino agli anni 60, fino ad arrivare poi addirittura alla prima radio della 500, che è praticamente l'evoluzione moderna degli anni 60. Quindi anche pezzi molto rari troveremo in questa mostra? Sì, ci sono pezzi rari e soprattutto sono tutti funzionanti, sono completamente restaurati e funzionanti. Abbiamo addirittura, siccome noi raccogliamo un po' quello che è l'evento del centenario della Grande Guerra, Seconda Guerra Mondiale con la Shoah e i 90 anni di Radio Rai, noi raccogliendo questi argomenti abbiamo praticamente portato anche addirittura delle radio fatte all'interno dei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, questo è molto interessante. Ci piacerebbe sapere se sono tutte funzionanti, ma anche se verranno fatte delle dimostrazioni. Noi faremo vedere a spot la funzione della radio, perché sono tutte funzionanti oltretutto, e anche perché diamo anche un po' di soddisfazione ai collezionisti che sono prestati a portarci le radio in mostra. Noi vorremmo anche dire che la mostra ha una triplice funzione, quella di raccogliere dei fondi a beneficenza per una scuola materna che è situata in una frazione di Asolo, che è la Sacro Cuore di Maria, perché hanno bisogno di fare degli arredi scolastici nuovi, e una parte invece, siccome abbiamo raccolto dei mobili da una famiglia terremotata di Cavezzo, metteremo in vendita questi mobili in arte povera per poi donare il ricavato a questa famiglia. Bene, quindi anche una bella finalità, certo, benefica di questa mostra. È sempre molto bello. Allora, ricordiamo questa mostra Radio d'Epoca da Marconi agli anni 60, dal 7 febbraio al 31 marzo presso Palazzo Beltramini ad Asolo, in provincia di Treviso. Presidente, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi questa mattina. Grazie. Io ringrazio voi, grazie. Grazie, dottor Vian. A presto. Arrivederci. Grazie.